sono state le elezioni per il Parlamento europeo. Non vado a commentare i risultati, tranne uno. Tranne uno. Vannacci è stato eletto al Parlamento europeo con 522.000 voti. Questo significa che quasi un italiano su 100 ha votato per un fascista, per un razzista, per un omofobo. Mettete una decima, diceva Vannacci, in campagna elettorale. Io provo vergogna. Provo vergogna nell'abitare in un paese dove più di mezzo milione di persone abbia votato per un personaggio del genere. Un nostalgico del fascismo. Posso capire 500, 1000, 2000 persone, i nostalgici del ventennio che votano per Vannacci. Ma mezzo milione di persone no, non lo accetto. Non lo accetto. Non accetto che mezzo milione di italiani abbiano votato per un personaggio che venera Mussolini, che dice che Mussolini ha fatto cose buone, che il ventennio non è stato poi così una schifezza. Il periodo più nero nella storia italiana è il fascismo. E questo lo sostiene. Mezzo milione di persone ha votato per questo personaggio qua, che oltre ad essere fascista, è anche razzista ed omofobo. A me non piace augurare del male alle persone, non mi piace. Ma a questa gente io gli auguro una cosa che per me non sarebbe male, assolutamente. Ma per questa gente qui significherebbe veramente una sconfitta personale terribile. Io mi auguro veramente che vostro figlio o vostra figlia vi portino a casa un extracomunitario e vi dicano che hanno perso la testa per questo extracomunitario, che vi portino a casa un albanese, che vi portino a casa un moldavo, perché no, che vi portino a casa un nigeriano. Me lo auguro con tutto il cuore, che arrivi lì vostra figlia con il nigeriano o vostro figlio con l'albanese. Me lo auguro con tutto il cuore perché voglio vedere con che coraggio andate dai vostri figli a dire che non è giusto. Voglio vedere con che coraggio andate a dire ai vostri figli che è sbagliato innamorarsi di persone che non siano dello stesso vostro colore. Me lo auguro con tutto il cuore che succeda questo, veramente. O ancora peggio, mi auguro che vostro figlio o vostra figlia un giorno si svegli alla mattina, venga da voi e vi dica in lacrime che è omosessuale. Me lo auguro che succeda, me lo auguro, perché voglio vedere la vostra faccia, voglio vedere con che coraggio andate a dire a vostro figlio o a vostra figlia che è sbagliato ciò che stanno provando, che è sbagliato avere preferenze sessuali diverse da quelle tradizionali. Ve lo auguro con tutto il cuore perché voglio vedere se avete il coraggio di dar contro al vostro stesso sangue, di dar contro ai vostri stessi figli. Me lo auguro con tutto il cuore. Vergognosi. Mezzo milione di italiani hanno votato un personaggio del genere. Vi devono portare a casa i vostri figli. Vi devono portare a casa uno di colore, la vostra figlia. Il vostro figlio vi deve portare a casa una di colore. Vi auguro un figlio omosessuale, che per me non sarebbe nulla di male, come per moltissime altre persone in Italia, ma per voi sarebbe una sconfitta. E questa sconfitta ve la meritate, perché è una sconfitta che significherebbe la vittoria per tutto il resto delle persone normali che hanno votato con la testa e non con il culo. Complimenti.